imperiale, esattamente come l'imperatore Settimio Severo che veniva dal Nord Africa. Ebbene, loro si portavano a tradizioni, gli usi, costumi e forse anche un po' un latino parlato con un forte accento nordafricano. Insomma, portavano con loro un po' di nostalgia d'Africa. E considerate che Cartagine, in Tunisia, dista da qui meno di 190 chilometri. Lo strano è proprio che un paese di roccia, anziché dare il senso della realtà, ci sembri fatto col tessuto impalpabile delle immaginazioni. Molte cose in Sardegna vi appaiono come una visione. E della visione hanno il magnetismo, la potenza evocativa e anche lo stupore. È il caso della più famosa chiesa medievale di tutta la Sardegna, la Santissima Trinità di San Carcia. E vi appare così, innalzata al centro di una piana, quella di Codrongianus, in provincia di Sassari, con queste sue pietre di vari colori, questa alternanza, chiaro, scuro. E sul nome San Carcia ancora oggi si dibatte. Potrebbe derivare da area sacra, sacraria, saccargia, ma secondo altri forse l'origine è un'altra. E cioè potrebbe derivare da una leggenda. Allora immaginate, una vacca pezzata ogni mattina veniva qui per offrire il proprio latte ai monaci che si erano insediati. Ora, vacca pezzata in sardo si dice Savacca Arza, Savacarza, Sacarja. Forse questa è l'origine. Ma insomma, in realtà noi abbiamo dei dati più precisi che riguardano proprio la storia. E cioè nel 1116 un giudice, Costantino I di Torres, decise di ampliare il monastero. Su questo siamo certi. E per farlo lui chiamò delle maestranze pisane e lavorarono a lungo con molta esperienza. E il risultato lo potete vedere attorno a voi quando vi trovate in questo luogo, ma anche e soprattutto quando entrate attraverso questa sua porta. È un vero e proprio viaggio nel tempo e nell'arte. Ad accogliervi è un unico ambiente che riesce a fondere armonia e bellezza e sobrietà al tempo stesso, ma vi fa fare anche un incredibile viaggio nel tempo. In effetti, quello che vedete attorno a me è l'opera di vari architetti di varie scuole toscane che hanno costruito questo edificio su una chiesa preesistente. E voi siete attratti da questa lunga navata e in fondo c'è quest'opera, questo affresco medievale notevole, perché questa è la pittura murale più completa che possiate vedere di epoca romanica in tutta la Sardegna. Questo portico con un tetto a capanna è stato aggiunto a chiesa ultimata e a realizzarlo nel XIII secolo non sono stati i pisani ma i lucchesi, quasi a sottolineare la storia di questo territorio in generale dell'Italia medievale, con geografie che possono apparirci oggi un po' insolite. Ma bisogna dire che il lavoro realizzato dai lucchesi è stato davvero straordinario e sono praticamente una serie di arcate, sette arcate con pilastri e colonne, e guardate